Per conoscermi potete andare sul mio sito www.lucinanazzara.it, potete andare sul sito e scoprire le innumerevoli esperienze di cui mi occupo, che non sono solamente esperienze di natura musicale. Io nella vita sono una cantautrice, sono una sperimentatrice vocale, ho lavorato con la Rai, con la Sonsogno, con tante case di produzione importanti, ma in realtà quello che mi interessa è avere a che fare con le persone e offrire occasioni di sperimentazione della propria musicalità alle persone comuni. E che tra le persone comuni ci siano persone che hanno esperienze con il canto, con la vocalità, con la musica, molto più profonde di quelle che noi possiamo immaginare. Quindi sul mio sito potete documentarvi per capire un po' meglio chi sia io. Andiamo adesso un po' al sodo di quello che noi faremo. Il corso si chiama Il tuo canto libera. In tutte le storie, in tutte le tradizioni, in qualunque epoca del mondo, la musica, il ritmo e la voce sono state fondamentali nello sviluppo della personalità, ma nella vita della persona. Il bambino che nasce, come prima cosa fa? Un vagito. Manifesta la propria vitalità al mondo attraverso la propria voce. È la voce che dice che quel bambino è vero, è vivo, sta bene ed è la potenza del suo canto alla vita che ci dice quanto stia bene. Quello che è successo dal Novecento in poi è che a un certo punto la musica si è divisa in due mondi: il mondo dell'accademia, della serietà, dei conservatori, della musica classica, del noi siamo bravi, con il mondo della musica folk popolare, della musica della terra, della musica di tutti, delle persone che la praticano tutti i giorni. Questa grossa separazione ha creato anche una separazione in noi. Perché andando avanti con l'urbanizzazione, con l'allontanamento dalle campagne, dalle tradizioni popolari, anche noi ci siamo allontanati dalla nostra possibilità di vivere la musica nella vita quotidiana. Sappiamo che il Favara fece la raccolta dei canti che venivano praticati, tutta la musica folk, i canti di lavoro, di preghiera, di religione. Ogni area della vita aveva i propri canti, questo per la Sicilia, ma questo succede in tutte le tradizioni del mondo. Dal Novecento in poi tutto questo si comincia a disgregare, disgregandoci, perché se non fai un percorso accademico, allora appena cominci a cantare ti dicono tu zitta che sei stonata. Quando io ero piccola, ero una ragazzina di grande esuberanza, diciamo questa caratteristica, chiamiamola così, mi è rimasta, nel senso che poi nel tempo l'ho anche recuperata e l'ho trasformata per cercare anche un po' di dominarla. Questa esuberanza faceva sì che quando noi cantavamo, io andavo al Sant'Anna e a fine anno facevamo questi cori con 150 bambini e cantavamo tutti insieme e puntualmente Suor Anna Giovanna, la nostra suora, mi diceva: Lucina, tu zitta che sei stonata. Da grande io ho capito questo Lucina, tu zitta che sei stonata, perché evidentemente io ero una bambina così piena di vita, così vogliosa di dare tutto, di sprigionare questa energia vitale che avevo dentro, che probabilmente non ero intonata, cioè probabilmente il mio canto, come avremo modo di vedere, non camminava sulla stessa lunghezza d'onda dei miei compagni, o sforavo in volume o sforavo in tonalità, possibilmente ero eccedente o proprio stonata, cioè proprio che andavo fuori. Quindi nel tempo io ho capito, sono entrata, diciamo, nelle maglie di questo. Non lo accetto, nel senso che io ho continuato perché per me proprio non c'era che fare, cioè la musica doveva fare parte della mia vita. Ma tante persone si tappano la bocca, fino al medico che ho visto fino a 4 giorni fa, che mi ha detto no, io gli ho detto cosa facevo, digli lavoro. E lui mi ha detto: no, ma io sono stonato. Diciamo, chissà quante persone vi sarà capitato di sentirlo dire. Ecco perché nel tempo io ho sentito una voce che mi chiamava e mi diceva: la tua strada è questa. Mi sono sempre detta: ma io voglio cantare, voglio fare la cantante, voglio fare la sperimentatrice vocale, voglio fare tutte queste cose belle. In realtà, ogni volta che faccio un concerto, ogni volta che faccio uno spettacolo, il mio bisogno di attivare la musicalità delle persone, il ritmo, la vocalità predomina su tutto. Quindi anche nei contesti più importanti, anche nei teatri dell'opera, dove che sia, c'è sempre un momento in cui io sento il bisogno di riattivare questa parte che è in tutti.
Perché anche il medico che mi dice, poi mentre mi opera tutto il tempo, fa sì, ma io sono stonato, e dico sì, ho capito, io mi dice, ma non si può concentrare per favore sulla mia. Dice, no, perché mi hanno sempre detto mia moglie appena canto, sì, lo so che sua moglie le dice così perché lo dicono tutti. Detto questo, andiamo avanti. Come è strutturato questo corso? Noi ci troviamo qua in questa bellissima sala teatro, la sala teatro del Fontarò. Abbiamo qui Gaspare e Romana. È una sala che ha una capienza di circa 100 posti ed è non è qui che noi eventualmente faremo il corso, lo faremo nella sala Ballarò che eventualmente vi mostrerò. E le persone che sono collegate da casa ci seguiranno. Il corso si terrà il lunedì dalle 20:30 alle 22:30. Perché questo orario? Perché alla fine dei conti moltissime persone che fanno tipo questo tipo di corsi hanno un'attività lavorativa per cui hanno difficoltà a partecipare nel pomeriggio. Quindi per questo primo anno, diciamo così, anche perché io ho una certa difficoltà a trovare dei buchi, chiamiamolo così, organizzativamente, il corso sarà in questa fascia oraria. Quindi uno dice io non posso, quest'anno è così. Dove si tiene? Qua, appunto, al Teatro Fontarò, che gode anche di sale, regia, audio, qua si può registrare, ci sono diverse sale prova, sale lezioni, rassegne, poi se ci sarà tempo Gas ci dirà che cosa saranno quest'anno. Questa è la sala, che è una bellissima sala qua vicino, poi alla fine dell'incontro, se per chi vorrà, l'andremo a vedere. Cosa faremo? Allora, per chi di voi non lo avesse ancora, io consiglierò l'acquisto di questo libro, che appunto è il libro Il tuo canto libera. Gabri, dimmi. Io ne aspetto una cosa. Ah, ora te la do. Perché l'ho mandata, lei lo comprò tra i primissimi, è stato mandato e non è mai arrivato a destinazione. Tu sei stato il primo, poi c'è Alessandro, ma qua ci sono, poi c'è Lisa, insomma ci sono un po' di Gaspare che ce l'ha già. Questo è tuo, Gabriella. Perché il libro? Perché il libro si chiama Guida pratica alla vocalità e io ho scritto questo libro perché avendo cantato nei cori per molti anni, avendo studiato canto, avendo avuto vari insegnanti di canto, ho subito dei traumi. Vi faccio un esempio. Solleva il palato molle. Non so a chi di voi è capitato di sentire questa espressione, ma per me è stato un trauma. Non capire e avere la vergogna di dire ai miei compagni di coro, alla mia insegnante, cioè, ma sto palato molle come si solleva? Nel tempo, grazie appunto all'esperienza maturata e devo dire anche a diciamo, tutti i miei risparmi, probabilmente li ho investiti nella formazione, sperando di porgervi un servizio adeguato, ho trovato dei sistemi con cui fare capire alcune cose che nel mondo della musica classica sono scontate. Anche se secondo me poi anche nella musica, nello studio della musica classica non sono così scontate. Questi sono gli argomenti che affronteremo. E cioè molto semplicemente io seguirò pedissequamente l'indice del libro. Quindi se uno vuole dire che cosa facciamo alla prossima lezione, prendiamo il libro e vediamo che cosa. Se qualcuno di voi, adesso lo guardiamo, quindi l'indice che cosa dice? Il canto è di tutti, la cosa che dicevo prima. Io sono la mia voce, la voce al telefono. Qua ci sono degli esercizi, il libro è corredato di tutta una serie di esercizi che noi in presenza faremo insieme. La differenza tra amatori e professionisti, come si genera il canto, i fattori funzionali del canto. Questo libro è suddiviso con delle parti pratiche, delle parti teoriche ed è quello che faremo pure noi. Ci saranno delle parti pratiche, delle parti teoriche e ci sarà spazio ovviamente per il canto. Quello che è il mio focus è il modo in cui le emozioni. Luciana, benvenuta! Luciana è un'altra che ha il libro. Quindi dicevo, il libro, così come il corso, è strutturato in modo tale da essere tutto continuamente teoria e pratica, teoria e pratica. Io ricordo che quando ho cominciato a cantare ero assetata di conoscere i meccanismi del canto. Ripeto, perché semplicemente praticando il canto si scopre come noi siamo il canto, noi siamo il suono, noi siamo la nostra voce. Quindi è questione soltanto di riconciliarci con quello che in Occidente ci hanno fatto perdere. Una parte del lavoro si intitola, per esempio, L'esperienza delle voci vicine, che è messa verso la fine. Per esempio, quel video che stavo cercando di farvi vedere riguarda un'attività che io svolgo periodicamente, che sono degli incontri super immersivi in cui lavoriamo 1 o 2 giorni e alla fine si fa uno spettacolo. Di questa cosa avremo modo di parlarne in un altro momento.
come prepararsi ad una performance, e poi gli esercizi di preparazione ad una performance, cioè quello che mi interesserà nel corso del corso è che chi completi questo corso con me alla fine sia in grado di dire: c'è uno spettacolo, che io sia con le voci vicine con Lucina, che siamo al Fontarò, che mi stia andando ad esibire da solista, che stia andando a fare un concerto con Elisabetta al pianoforte, che stia andando a fare un'altra cosa, io sappia quali sono tutta una serie di comportamenti da porre in essere, sia sotto il profilo dell'igiene vocale, personale e affettiva, sia nei confronti dell'ambiente circostante, organizzativa, sia dal punto di vista della preparazione che si pratica proprio nelle 2 ore che precedono lo spettacolo, che sono fondamentali per la riuscita di uno spettacolo, sia da solisti sia da coristi. Anna Maria, adesso volevo fare con voi 2 esercizi proprio di pratica, in modo tale che anche le persone che sono a casa possano capire se può funzionare questo sistema. Ci tengo a dire che questo sistema misto è un sistema che per certi aspetti è impegnativo per le persone, che soprattutto per quelli che sono in presenza, un poco anche per quelli che sono a casa, ma che poi genera incredibili vantaggi. Per esempio, la volta in cui una persona non ha potuto partecipare, è in ritardo, eccetera, invece di perdersi la lezione, parte per un motivo di lavoro, ha la febbre, si può seguire tranquillamente la lezione da casa. Le lezioni sono strutturate in modo tale che possano essere facilmente seguite. Adesso, come esercizi, vorrei fare con voi 3 esercizi proprio, come assaggino per capire se ci piacciamo o meno. Respiro, risonanza e ridere. Respiro perché non esiste canto che non passi attraverso la respirazione. Vi vorrei fare adesso fare subito un piccolissimo esercizio. Poggiate i piedi per terra, aprite le spalle rilassatamente. Ecco, bisognerebbe adesso mettere, vediamo un attimo se riesco a mettere, se ci riesco. E poi ci riprovo. Allora, cominciamo a inspirare dal naso, vediamo così mi vedono meglio da casa. Ok, possiamo abbassare un po' con le luci del palco, gas. Inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. Di nuovo inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. Io non so voi, già mi sta sembrando che sia una magia. Sto respirando, è magico tutto ciò, mi sto sentendo una nuvola. Inspiro. Mi riempio gentilmente tutto il corpo ed espiro via. Inspiro e sto. Adesso di nuovo inspiro dal naso e faccio in modo di riempire tutto il mio corpo. Poggio la mano sull'ombelico. E faccio un colpetto di tosse finto. 1, 2, 3. Di nuovo tutti insieme, al mio 3 ci riempiamo. Un piccolo colpetto di tosse. 1, 2, 3. Via. Potente, questa respirazione sta funzionando. Cosa succede? Vorrei domandare a voi. È successa qualche cosa a livello dell'ombelico, della pancia, Maurizio? Si è mosso. Maurizio D'Amico, la tua pancia si è mossa? Si è mossa. Ha sussultato? Assolutamente. Ok, Maurizio invece, poggia la mano sull'ombelico per favore. Di nuovo. Sento gli addominali. Quindi succede qualcosa? Si registrano gli addominali. Allora, Maurizio dice non è successo niente. Poi però invece mi dice si rigidisco, quindi vuol dire che mentre tu stai facendo un'azione che ha a che fare con l'aria, con la leggerezza e con la bellezza, invece il tuo maschio alfa viene fuori e si rigidiscono gli addominali? Molto bene, quindi qualcosa è successa. Mi ricordi il tuo nome? Adriana. Si è gonfiata la pancia. Diletta. Si è messa in moto... Si è mosso. Alzi la mano chi non ha sentito nulla. A giudicare dalla violenza del vostro COUG, tutti avete sentito. Dimmi.
È normale tossire, ma dal punto di vista del movimento dell'addome? Poggia la mano sull'addome, mettiti dritta per cortesia. No, la spina dorsale deve essere perpendicolare al pavimento. Molto bene, guarda come ti sei diventata di colpo Cleopatra. Stupenda. La mano sull'ombelico. Ora respira con i tuoi piedi. Inspira e riempi i piedi. Come? Ok, dimentichiamoci tutta questa parte. Anche se potrete pensare che qua ci siano i polmoni, dimenticatevelo. Anna Daddi, c'è un nome che uno può farci una canzone. Ce la faremo, la cosa grande è che noi faremo. Cosa notate in Anna mentre respira, a parte la bellezza? Respira? Ok. Ve lo dico io, visto che da casa non la vedete. Allora, cosa fa Anna? Ti mimo io. Anna respira, solleva le spalle, ok? Cioè lei respira con la parte superiore del corpo. Quello che noi innanzitutto cominceremo a fare nel lavoro, nel tuo canto libero, innanzitutto è riconoscere che il nostro corpo è fatto da tante parti e che nell'Occidente ci hanno abituato a respirare qua, tutt'al più qua, ma dall'ombelico in giù ci siamo dovuti dimenticare del nostro corpo. Ci siamo dovuti dimenticare del nostro corpo. Quindi il lavoro che faremo sarà quello di riappropriarci del nostro corpo, buonasera, benvenuta, e di ricominciare a respirare con tutto il nostro corpo e soprattutto consentire all'ossigeno di arrivare alle estremità più profonde. Benvenuta, come ti chiami? Ah, finalmente! Accomodati! Sei arrivata giusto in tempo per fare un bel respiro di sollievo, devi fare 20 cm indietro così non copri... Anna Daddi. Detto questo è un accenno chiaramente della respirazione su cui avremo modo di lavorare. Vi faccio soltanto una domandina: se io sto inspirando, posso cantare? Penso che sia abbastanza complesso, poi lo sperimenteremo, però grazie. Quindi, molto bene, quindi sappiamo che possiamo cantare se respiriamo correttamente, inspiro ed espiro. In espirazione succedono delle cose per cui possiamo fare in modo che l'aria che attraversa la mia canna, passa attraverso le corde vocali e viene emessa in un certo modo, possiamo generare un canto, genereremo un suono plasmato il quale avremo il canto. Secondo argomento fondamentale. La risonanza, no, fondamentale, ho detto oggi facciamo tre cose, tre R, ho detto così per cominciare a riscaldare gli animi, la R della risonanza. Innanzitutto fatemi vedere tutti quanti questa R, come la fate? Benissimo. Questa è una grande prova che questo gruppo, non ho visto se siete tutti, qualcuno ha difficoltà a fare la rrr? No, perché già abbiamo fatto delle cose per cui questo gruppo già è potentissimo. Pazienza. La R è una grande prova, perché non è sempre che si riesce a produrre questa R rotolante, perché la R rotolante si può produrre rrr, quando siamo rilassati. Se non siamo rilassati, la R non sarà fluida, non potrà uscire. Risonanza, perché si generi il suono? Per esempio, se io sono nello spazio, posso generare suono? No. Se sono nello spazio? No? No, no, perché è importante? Grazie, lei si chiama, si presenti al pubblico? Massimo Pisano, un ingegnere, quindi certo che lo sa. Lo so che ingegnere, so tutto. Benvenuta! Chi sei? Come ti chiami? Emma, benvenuta! Accomodati! Segui Gaspare che ti dà una sedia. Grazie, ingegnere Pisano. Quindi se non c'è l'aria, il suono non si può generare. Perché è così importante
Perché è così importante focalizzare l'attenzione? Gabriella, è vietato parlare, te lo ricordo. Sono cattivissima, te lo ricordo. Ingegnere. Allora, se non c'è l'aria, il suono non passa. Andiamo aumentando. Più aria abbiamo, più possibilità abbiamo che l'aria faccia da vettore del suono, che l'aria sia il treno su cui saliamo e che porti lontanissimo la nostra voce. Focalizziamo l'attenzione su un bambino che nasce. Quando un bambino nasce, cosa fa? Cosa fa? Fa un guaito fortissimo, no? Più forte è quel grido, più potente è il grido, più sarà la forza di questo bambino. Noi adulti riusciamo a fare delle grida così potenti che si sentono a 5 isolati di distanza? Benissimo, benissimo! E mi ricordi il tuo nome? Elio! Elio ha detto una cosa interessante che in tutti gli incontri che ho fatto non mi era mai capitato. Ripetila. Se c'è uno che ti punta un coltello, è chiaro che... Se c'è uno che ti punta un coltello, che cosa succede se uno ti punta un coltello? L'adrenalina! Ok? Si sprigiona contemporaneamente tutta l'energia che abbiamo in corpo. Quando noi abbiamo un colpo di scantazzo, facciamo cose che normalmente non avremmo fatto. Mio padre, per esempio, mia sorella stava saltando nella metropolitana a 8 anni a Parigi, metropolitana piena così, mia sorella salta e lui dice che ha fatto un salto da Superman di 2 metri che non sa come l'ha fatta, e acchiappa mia sorella da dentro il treno riportandola a terra. Come ha fatta? Forza dell'amore, ma si chiama adrenalina, ok? Quindi l'adrenalina, l'energia, ma quell'energia lui l'aveva in corpo. E noi l'abbiamo in corpo. Quello che noi dobbiamo fare, che faremo durante il corso, sarà ricordarci della nostra energia. Tutti abbiamo dentro un'energia straordinaria, tutti. Poi c'è chi ne è diventato più consapevole, chi ha imparato a maneggiarla, chi ha imparato ad aiutare gli altri a tirarla fuori, ma l'energia, ragazzi, l'abbiamo tutti. La potenza del nostro canto. Incontro molte persone che hanno studiato canto jazz, per esempio, con livelli di intonazione e di musicalità straordinari, ma non hanno potenza sonora, perché hanno imparato a cantare sin dall'inizio col microfono. Quando canti col microfono, la potenza te la dà la cassa. Ma se hai la cassa, non hai più bisogno di spingere, perché la potenza te la dà un apparecchio esterno. Quindi risonanza, facciamo un poco, uniamo i puntini. L'aria fa passare il suono. Il suono viene prodotto da noi e traghetta attraverso l'aria, ma siamo noi che abbiamo la possibilità di dare forza a questo suono attraverso l'energia che noi abbiamo. Uno dei lavori che faremo durante il corso Il tuo canto libera sarà recuperare l'energia che noi abbiamo, imparare a incanalarla e plasmare la nostra voce e la nostra potenza vocale attraverso questa consapevolezza che svilupperemo. Come la risonanza entra in questo argomento, vi lancio una palla e poi passiamo oltre. Bimbo piange in una stanza piccola, in uno sgabuzzino di ospedale insonorizzato. Chi sente questo grido di nascita? Qualcuno delle stanze adiacenti. Bimbo piange in un villaggio, viene dato alla luce, il villaggio adiacente sente anche la sua voce? Sì. Perché la sua voce si propaga, viaggia libera. Quindi questi aspetti perché sono così importanti? Perché quando noi compiamo delle azioni, soprattutto legate alla vocalità, non è soltanto il sapere cantare, c'è tutto un aspetto che riguarda la consapevolezza che abbiamo di noi stessi. Se noi siamo convinti che noi non abbiamo voce e che siamo stonati, non ci intoneremo mai. Se noi ci apriamo alla possibilità di orientare il nostro suono in un certo modo, le cose cambieranno. Stop, terza R velocemente, ridere. Perché ridere? Adesso ve lo faccio vedere. Allora, la risata ci mette subito il suono in maschera. Molti di voi sanno già che cos'è il suono in maschera, lo affronteremo durante il corso, ma mettere il suono in maschera ci consente di
fare in modo che quando noi cantiamo già il suono venga amplificato dai cosiddetti risuonatori. Adesso vi fa uno spoiler per chi non lo sapeva, ve lo dico subito. I risuonatori sono delle ossa porose nel nostro viso, ubicate soprattutto all'altezza degli zigomi, in prossimità del naso, in parte nella fronte, che facilitano l'amplificazione del suono. Quindi se io faccio e riesco a mettere il suono in maschera, o quando canto, lirico, eccetera, eccetera, il suono si propaga attraverso le mie ossa, dei risuonatori, e si amplifica naturalmente. Tutto il nostro corpo è poroso, tutto il nostro sistema osseo è poroso, quindi se noi impariamo a fare in modo che il suono, come dicevo prima da Nadaddi, respira fino ai piedi, riempiendoci tutte di suono, tutto il nostro corpo farà da cassa di risonanza per la voce. Questa è una cosa che possiamo fare. Quello che succede durante le cosiddette masterclass, io le chiamo voci vicine, cioè durante queste due giornate in cui diventiamo a un certo punto tutti un corpo e un'anima con questo lavoro di vicinanza, è che hai tutto il tempo per mollare tutto. Poi quando torni a casa, diciamo, io perché là ho cantato così bene, poi torno a casa e non sono più capace. Semplicemente perché in un contesto che ti ha facilitato, che ti ha accolto, in cui tu sei stato accolto e hai accolto gli altri, la nostra energia si può manifestare. La nostra energia si può manifestare. Noi ci possiamo liberamente manifestare e dunque possono succedere le bellezze che succedono quando ci troviamo in un contesto accogliente. Mi sentite? Da casa fatemi pollice. Benissimo. Allora, ultima R. Ridere. Perché ridere è così importante anche nel canto come nella vita? Mi vedete, c'è un bel sorriso? Questo sorriso già ci sta dicendo che in questa posizione, se canteremo, questo ci faciliterà le cose, perché la posizione, abbiamo detto, maschera. Bla bla. Ora facciamo un'emissione. Che già poi è un po' ridicola, ci fa un po' ridere. Voi a casa potete pure farla. Siete molto carine. A casa le signore sono bellissime, solo che non le vedete, forse le vedete. Sì che le vedete! Un applauso alle nostre amiche a casa! Allora, e la tua amica, non ti preoccupare, le mandiamo la registrazione e poi ne riparliamo. Allora, facciamo un'altra risata ridicola. Questo è un ridolini più che una risata ridicola. Ora cerchiamo di fare con me. Ha. 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 Ora due. Ha. 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 Sai, ride di brutto. Al mio tre, tre, ha. Uno, due, tre. Ha. Ha. La mano sull'ombelico. Uno, due, tre. Ha. Ha. Voglio sapere se mentre fate ha succede qualcosa alle vostre pance. Me lo dica a chi non succede niente, così gli sparo. Allora, abbiamo assunto Romana come riditrice ufficiale. Allora, corro. Ora ci arriviamo, perché Romana è un'insegnante di flauto, è una flautista, quindi lei il flauto, proprio lei e il diaframma sono un tutt'uno. Quindi, per esempio, perché non ci fai sentire come si ride di giusto? Uno, due, tre. Devi venire qua perché non ti vedono da casa. Vi faccio vedere Romana. Romana insieme a Gas sono il Fontarò. Fatti vedere dai nostri amici da casa. Ciao, amiche. Ciao, al mio tre, una bella risata, però per favore più di 2 secondi, grazie. Allora, tipo, vediamo, ti metto alla prova. 10 secondi di risata. Pronti? Via! Sono una donna felice, scusate. Grazie. Scusatemi. Allora, abbiamo capito che Romana, oltre a fare da assistente al corso come polistrumentista, assistente Fontarhaus, eccetera, sarà anche la riditrice ufficiale, perché la parte delle risate è fondamentale.
Il nostro compito nella vita, come dicevano gli antichi saggi filosofi greci, cos'è? Essere felici. E quindi noi speriamo che con il tuo canto libera saremo felici. Allora, andiamo adesso a tutti gli altri aspetti necessari. E infatti, vedete lo schermo? Sì! Allora, andiamo avanti. Adesso facciamo presentazione. Ecco voi, Gaspare e Romano! Chi di voi suona uno strumento musicale? Massimo? Maurizio, cosa suoni? Chitarra? Chitarra. Calogero, cosa suoni?